Ciao Ale. Ciao, hai bisogno? Sì, volevo farti vedere questa meraviglia, dati. Dati ovunque. Li vedi tutti intorno a noi, guarda qua. Ale, guarda che quelli sono case. Ma come fai a non vederli? Sono milioni, miliardi, fantastiliardi di dati ovunque. Puoi allungare la mano e prenderli e usarli come vuoi. I dati? Sì. Mi. Sì. Nell'etere. Facciamo una cosa, andiamo a registrare la puntata. Dati, dati, dati. Siamo sommersi dai dati. Ma sappiamo davvero cosa farcene di questi dati in agricoltura? Ciao, sono Lorenzo Giuliano e oggi comincerò con un po' di citazioni. La prima è di Clive Hamby, matematico britannico e data scientist innovator, che nel 2006 affermava: "I dati sono il nuovo petrolio". Non so voi, ma io l'ho sentita almeno 10.000 volte in questi anni questa frase. Michael Palmer, non molto tempo dopo, un fisico ed autore americano, arricchiva però questa informazione dicendo: "I dati sì, sono il nuovo petrolio e come tale è prezioso, ma se non viene raffinato non possiamo davvero utilizzarlo". Se questa operazione di raffinazione del dato per alcuni settori è già una realtà concreta, per quanto riguarda il settore agricolo, questa operazione di raffinazione del dato è ancora molto molto indietro e siamo ancora più a una situazione di petrolio decisamente grezzo. La sfida per gli agricoltori da qui ai prossimi anni, per passare da agricoltori ad agricoltori 4.0, passerà anche da qui, da una capacità di raffinazione e utilizzo migliore del dato in agricoltura per portare valore aggiunto. Perché, e qui concludo la mia lista di citazioni, come dice il mio amico agronomo Mattia Trevini, si può migliorare solo quello che si misura. Ah, ci sono due aspetti principali che dobbiamo analizzare: qualcosa che ci viene richiesto e qualcosa invece che sono gli obiettivi concreti che l'agricoltore vuole ottenere. Quello che ci viene richiesto sono gli obiettivi che ci sta ponendo l'Europa. Sono principalmente due: quello della tracciabilità del prodotto e quello della sostenibilità ambientale delle pratiche agricole. E l'unico modo, obiettivamente, per riuscire a perseguire questi obiettivi è utilizzare nuove tecnologie e avere informazioni su come si sta lavorando. Ci verranno richieste delle evidenze di cosa si è fatto in campo, di quante sostanze chimiche. È chiaro che se noi non abbiamo una registrazione corretta per ogni punto del campo di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo irrorato, di quello che abbiamo sparso, facciamo fatica chiaramente a dare queste evidenze. Dall'altro lato, vogliamo produrre meglio, produrre di più, in maniera più sostenibile, risparmiare il suolo. Ottimizzare ogni fase della lavorazione significa ottimizzarla anche in relazione a quello che è stato fatto precedentemente. E quindi sapere per filo e per segno tutto quello che è stato fatto e lavorare di conseguenza nell'operazione successiva. Senza le informazioni non possiamo fare queste cose, banalmente. Sotto l'aspetto delle lavorazioni colturali, noi abbiamo sensori ed altri apparecchi legati all'agricoltura 4.0 che misurano una quantità enorme di informazioni. Ma se noi ci fermiamo qua, non abbiamo risolto nulla. Successivamente sarà fondamentale avere un software di supporto decisionale, un programma a cui noi diamo in pasto il nostro dato grezzo e ci darà poi come output dei consigli o dei suggerimenti su come effettuare le successive lavorazioni nella maniera più consona sulla base dei dati di input che ha ricevuto. Questi sistemi spesso e volentieri hanno scarsa interoperabilità. Il software di supporto decisionale riesce a leggere esclusivamente il dato del sistema del medesimo marchio o pochi altri. Purtroppo ancora oggi gran parte di questi sistemi non si parlano tra di loro e quindi tutto questo meraviglioso e fluido processo di scambio dati in tutta la filiera viene bruscamente interrotto. L'agricoltore non riesce a trarre vantaggio concreto o comunque a massimizzare il vantaggio dell'utilizzo di queste tecnologie. È chiaro che è un problema sul quale si sta lavorando. Ci sono soluzioni che man mano diversi costruttori stanno integrando, diversi realizzatori, produttori di servizi stanno integrando,
sono soluzioni attualmente sul mercato, come librerie essenzialmente. È chiaro che però non sono soluzioni standard, che è quella invece verso cui si sta cercando di dirigersi. Quindi una lingua vera e propria comune attraverso la quale tutti coloro che la implementano possano condividere dati verso cloud, tra cloud e macchine e così via senza nessun problema. L'ultimo grande interrogativo riguarda la cyber security, ovvero la sicurezza del dato. Si sta lavorando molto in Europa in merito, cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo. Io faccio sempre l'esempio dei famosi cookie sui siti web, accetta, e poi ci meravigliamo che ci arrivano milioni di mail di spam. Ecco, questo è solo un esempio per dire quanto sia importante avere, come dire, cognizione di causa del valore delle informazioni e del valore del proteggere le proprie informazioni. Chiaro che anche da un punto di vista della Commissione si sta cercando di correre un pochino ai ripari per in qualche modo tutelare gli utenti, ma anche definire degli obblighi per chi i dati li colleziona e li mette a disposizione. E quindi ci sono una serie di regolamenti in fase di definizione che vanno proprio a definire delle regole per questi ambiti. Parliamo quindi di cyber security, quindi di sicurezza del dato, parliamo di regolamenti sulla privacy, e già con il GDPR ne abbiamo uno ormai attivo da diversi anni, così come per esempio il Data Act, che regolamenta un pochino gli obblighi invece di chi questi dati li colleziona, li tratta e li mette a disposizione. Bene, anche per oggi Federinfo finisce qua. Rimanete collegati con noi perché altre puntate ci porteranno sempre più dentro il mondo dell'agricoltura 4.0. Da Lorenzo un saluto, ciao!